Un boato sordo. Il gigante inizia a borbottare. Sua maestà rumoreggia, sbuffa. È il grande Etna che dai suoi oltre 3.000 metri di altezza si è svegliato. Il vulcano attivo più grande d'Europa, dal cuore incandescente in perenne attività, ha ripreso a sputare fuori. Il cielo rosa, viola, poi livido. Una colonna di fumo densa, immensa, si leva per 10 chilometri. Il cratere collassa, la lava fuori esce in fontane incandescenti. È la prima eruzione del 2022. È l'Etna come un re dalla corona di fuoco, con le sue creste arancioni che squarciano il cielo. Le fontane di lava accarezzano i fianchi della montagna. Nel buio della sera, dalle 20:30 circa di ieri, i flussi piroclastici illuminano la notte e l'attività stromboliana, cioè esplosiva, del vulcano da spettacolo. La cenere, i lapilli, le pietre coprono il suolo e il vulcano che romba con il suo verso roco. Il flusso lavico prodotto dall'attività del cratere sud-est, che dall'estate scorsa è divenuto la vetta più alta del vulcano, è ben alimentato. Due lingue di lava si estendono per centinaia di metri in direzione della valle del Bove. Un terzo flusso incandescente scende a sud per quasi un chilometro. Dopo le tante eruzioni dello scorso anno, il vulcano si era sopito per alcuni mesi, concedendo una tregua ai paesi ai suoi piedi, che a lungo hanno lottato con la pioggia di cenere, spazzando strade e tetti dai lapilli per salvare trasporti e agricoltura da un'emergenza a cenere durata molti mesi. Catania e la Sicilia orientale, adesso, si godono l'esplosione da lontano. Uno dei vulcani più attivi del mondo sta dando il suo emozionante spettacolo.